vi sto facendo un video. Ciao ragazzi, è da un po' che non ci vediamo qui su YouTube, me ne rendo conto, ho lavorato molto su altro, non ho viaggiato abbastanza per fare video, ma visto che dall'1 marzo le normative che riguardano la pandemia saranno molto meno restrittive e si potrà viaggiare molto di più, mi sono preparata debitamente per il prossimo mese. E infatti sarò sempre in giro e non ci saranno più scuse per non fare video. Nel frattempo vi consiglio comunque di seguirmi sia su Instagram che su Twitch, perché mentre sarò in giro farò delle live e vi terrò aggiornati su tutti gli itinerari che creerò. Posti in cui non sono mai stata, posti in cui sono stata ma che modificherò completamente per farvi vedere delle cose che non ho mai visto. E soprattutto, possiamo dirlo finalmente, starò tanto tanto fuori dall'Italia. Non che io ovviamente abbia qualcosa contro l'Italia, perché sappiamo che è il paese più bello del mondo, ma è il momento di uscire, è il momento di uscire. Non in questo video però, perché questo vlog è dedicato a una vacanza che ho fatto ad agosto dell'anno scorso con i miei amichetti, in cui siamo andati di nuovo, perché io c'ero andata anche l'anno prima, alla scoperta di posti che non avevo mai visto nelle Marche. Così siamo partiti alla volta di Bologna e siamo andati in uno dei ristoranti che preferisco in assoluto in Italia. Arrivati nelle Marche abbiamo subito fatto check-in in hotel, un hotel piuttosto particolare. Non perché probabilmente la sua epoca d'oro sia finita sui 20-30 anni fa. Ma intanto ve lo spieghiamo dopo. Adesso vi faccio vedere un piccolo room tour. Ecco, quindi un bagno sicuramente pratico in una stanza decisamente confortevole. Una posizione anche strategica, vicinissima al palazzo dell'ONU e con vicini sembra molto accoglienti. Guarda cosa c'è. L'Alcatel. È un'esigenza del cuore della notte. Magico. La scelta dell'hotel non è stata casuale, non ovviamente per le sue incredibili caratteristiche, ma per il fatto che era il posto più vicino a casa dei nostri amici marchigiani, Yari e Giada, che per cena ci hanno offerto una grigliata della Madonna, come dire io, e i giorni successivi ci hanno fatto da ciceroni nei posti incredibili delle Marche in cui siamo stati. Ma prima di raccontarvi dei posti che abbiamo visitato, vi devo la spiegazione sull'hotel. Quando siamo tornati a casa dopo cena, ci siamo resi conto che in reception c'erano dei bigliettini molto strani. Alla reception ci sono questi biglietti. Perché? No, perché spieghiamo un attimo la loro. Cioè, uno viene qua con l'amante, no? Fa quello che deve fare. Poi la moglie trova a casa la ricevuta del pagamento di questo hotel, no? Quindi la moglie si insospettisce, risale a questo posto e viene in reception. Viene qua in reception a chiedere e gli viene offerto il servizio di investigazione privata per guadagnare anche sulla moglie, oltre che sul marito che è stato qui con l'amante. Cioè è il piano perfetto. Ma a livello marketing 9.000. 9.000? Bravi, bravi. Imparate, ragazzi. Un po' paura. Colazione continentale. È il primo Love Hotel italiano. Facciamo un salto dalla colazione direttamente al pranzo, al ponte romano di fianco all'abbazia di San Vittore, vicinissimo alle grotte di Frasassi, dove avevamo prenotato per poco dopo. Delle grotte che non avevo mai visto e ne sono rimasta super affascinata, non vi faccio vedere praticamente nulla perché non si può né filmare né fotografare, però subito dopo ci siamo avviati verso un altro posto che conoscevo benissimo grazie a Instagram, ma in cui non ero mai stata.
Questo piccolo tempietto è stato progettato per Papa Leone XII, nativo del luogo, e ci si arriva tramite una camminata di circa 20 minuti su una strada in salita. Il giorno più bello però, seguito dalla nottata più brutta, ma non vi faccio spoiler per il momento, è stato il successivo, che era anche l'ultimo della nostra vacanza. Ci siamo incontrati tutti al porto di Civitanova Marche perché i nostri amici avevano prenotato una bella gita di una giornata intera. Ieri dove andiamo oggi? Oggi andiamo in barca sul Colle. Wow! Se c'è una barca la chiamo il Pirla Nero. Ciao! Tutto! Quello che ti pare, però ancora oggi è una no fly zone. Non ci si può volare, neanche il 118. Se voi ci fate caso, quando arriva qui in zona, passa da fuori. Se voi fate la strada del monte da Numana, Sirolo, andate a Porto Novo, fate tutta la strada del monte che passa dietro la strada di collina, non c'è nulla. A un certo punto vi trovate due paesini, Poggio e Massignano, frazioncino. Questa se la fate di sera vi accorgete, perché è una strada buia, una strada classica. A un certo punto vedete questa V illuminata a giorno con alla fine un grande portale dove entrano dei camion di cadaveri alieni. Quindi gli alieni dove sono? Lì, da quello che ha detto il signore. In realtà questo è un UFO crollato, milioni di anni fa, poi sono scrollati tanti piccoli fetti che sono poi i sassi neri. Ah, parità per i sassi. Esatto. Una gita meravigliosa, molto più di quello che mi aspettassi. Ci hanno riempito di cibo buonissimo, di sole, di mare, è stato veramente un relax incredibile. E per chiudere in bellezza la giornata e la vacanza, per cena ci siamo spostati verso i Colli Sibillini, passando per Fiastra, uno dei miei posti del cuore delle Marche. Tipico, ciauscolo, lo stranissimo, l'onza e prosciutto crudo. Grazie. Queste sono tagliatelline, funghi e tartufo. Invece quest'angolo la pappardella e la lepre. Tu non ho capito se mi vuoi bene o male con benissimo, tutto questo cibo. Ti amo. Me lo spieghi dopo che abbiamo mangiato? Tu giurami che è buona. È buonissima. Buonerrima. È buonerrima, no, fatta qua su e poi è top. A me fa schifo. No, è buona. Cioè, ha una consistenza stranissima. Adesso mi dici cos'è. È cuore. Cuore? Cuore. Di? Pecora. Guarda l'agnello.
L'agnello. Cuore di agnello. Pecora, eh. Effettivamente coratella non era difficile. Potevi arrivare. Potevo arrivare. Se non fossimo stanchi stremati. Ed eravamo veramente stanchi e stremati dalla giornata. I risultati si sono iniziati a vedere fin da subito, perché già durante la cena Marco ha sboccato tutto quello che aveva mangiato durante la giornata in barca. Umbi ha sboccato la sua parte mentre cercavamo tutti di dormire in hotel l'ultima notte. E io, per fortuna, non ho buttato fuori nulla. Però ci sono andata molto vicino e il giorno dopo non ho filmato niente tranne questa piccola clip che vi fa capire che le insolazioni, ragazzi, fanno molto male. Mi raccomando, mettetevi la crema. È molto importante. Detto questo, il video finisce qui. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, mettete like se vi è piaciuto e commentate Aragosta se vi bruciate la pelle anche solo guardando una lampadina accesa. Noi ci vediamo presto. Sicuramente domenica prossima mi starò preparando per il prossimo viaggio che farò.